Ciao a tutti, sono Valentina dell'Atelier Braga. Bentrovati sul nostro canale YouTube. Il pantalone è pronto, proseguiamo con la felpa. Per prima iniziamo di unire le maniche. Appoggiamo dritto contro dritto, mettiamo le spille. E si devono cucire a 1 cm, poi rifinire con la taglia cuci le maniche. Prendiamo la parte davanti della felpa. Per prima cosa si deve attaccare il marsupio. Come vedete, sulla parte davanti ho messo i punti del marsupio, la parte di sopra e la parte laterale. Il marsupio deve essere appoggiato sulla parte davanti in questo modo, come abbiamo messo i punti, ma prima si deve rifinire, iniziando da questa parte intorno, devi rifinire prima con la taglia cuci, la parte in basso non hai bisogno di rifinire. Poi questi lati dove si infila la mano si deve girare a 1 cm all'interno, in questo modo. Andiamo a rifinire prima con la taglia cuci. Dopo aver rifinito sul rovescio del marsupio, le margini li girate a 1 cm e li dovete dare una cucitura. Questo modo. Giriamo il lato opposto. Sulla parte davanti, dove abbiamo messo i punti, si deve tracciare una linea. La parte di sopra per attaccare il marsupio, poi nei punti laterali. Il marsupio per prima verrà attaccato alla parte di sopra, la linea, e dovete fare 1 cm più un basso della linea. Marsupio sta a 1 cm, in questo modo. Se no dovete fare un'altra linea sul marsupio a 1 cm. Parte di sopra e le parti laterali. Appoggiate.
linea con la linea, mettete le spille, per prima la parte di sopra. Poi dovete girare il marsupio e di fare le parti laterali, solo che tutta la cucitura con la taglia a cuci e rifinitura deve essere all'interno. Adesso andiamo di fare prima cucitura di sopra. Poi girate il marsupio . Togliete i punti di prima e dovete dare un rinforzo la parte di sopra del marsupio a 5 mm dalla margine. Poi dovete appoggiare le linee con le linee e dovete dare le cuciture all'interno del marsupio. Sistemate bene il marsupio, al centro lo attaccate con le spille. Girate all'interno e sulla margine date una cucitura in questo modo di sopra a 1 mm dalla margine. Un'altra cucitura a 5 mm dalla prima. E dovete fare il lato opposto. Ho attaccato il marsupio, la parte di sotto rimane aperta per adesso. Adesso appoggiamo la parte davanti con il dritto verso di noi, prendiamo la parte da dietro, appoggiamo di sopra e deve venire dritto contro dritto e si deve cucire la cucitura a spalla, la parte davanti con la parte da dietro. E adesso andiamo a unire cucitura a spalla davanti con la cucitura a spalla da dietro, fianco davanti con la parte fianco da dietro e vado a unire pure le maniche. Dopo aver cucito tutte le parti, rifiniamo con la taglia a cuci. Tutte le cuciture devono essere stirate e proseguiamo con il cappuccio. Il cappuccio si deve cucire iniziando dalla parte da dietro fino sulla parte di sopra davanti. Poi si deve rifinire con la taglia a cuci e si deve rifinire la parte davanti tutta con la taglia a cuci. Inizio dalla parte da dietro
si deve fare una cucitura a 1 cm. Rifiniamo con la taglia a cuci, centro del cappuccio, come è fatta la cucitura. Dalla parte da dietro fino al centro davanti. Poi apriamo il cappuccio e la parte davanti si deve rifinire con la taglia a cuci. Poi abbiamo i seni messi a 4 cm dalla margine, il cappuccio si deve girare all'interno e di dare una cucitura sulla margine dove abbiamo girato, è come un urletto all'interno del cappuccio. Girato il cappuccio 4 cm all'interno e devo dare una cucitura sulla margine. Il prossimo passo è da prendere il cappuccio e di sovrapponere in questo modo i centimetri che li abbiamo girato all'interno sopra destro con il sinistro e di dare un rinforzo a 5 mm dalla margine. E adesso a 2 cm del centro della piega dovete mettere una spilla per trovare il centro del cappuccio. Eccolo il nostro cappuccio, bellissimo. Prendiamo la felpa, lo giriamo sul dritto, troviamo il centro davanti . Mettiamo una spilla, il centro da dietro e mettiamo una spilla. Dovete prendere il cappuccio, lo girate in questo modo, la parte del rovescio, la cucitura da dietro del cappuccio con la cucitura da dietro della felpa, di appoggiare dritto contro dritto, dietro della felpa con il dietro del cappuccio. Poi prendiamo cucitura a spalla con il punto di cucitura a spalla cappuccio. Come vedete viene perfettamente, si attacca bene. Poi giriamo e andiamo di trovare il centro davanti con il centro del cappuccio appoggiati e mettiamo le spille. Eccolo, combacia benissimo. Perché il cartamodello è perfetto. Proseguiamo
con il lato opposto. Cucitura a spalla. Un'altra spila. Tutta la parte davanti. Dovete fare una cucitura a 1 cm dalla margine. Iniziamo dalla parte da dietro. Ho effettuato la cucitura, ho attaccato il cappuccio. Questa è la parte esterna e questa interna. All'interno dobbiamo finire con la taglia a cuci. Dopo la rifinitura della taglia a cuci dobbiamo dare un'altra cucitura, un rinforzo sul dritto della felpa per attaccare bene il cappuccio con la felpa. Appoggiate la cucitura verso la felpa. E sul dritto a 5 mm dovete fare una cucitura intorno sulla parte della felpa, vuol dire dall'attaccatura cappuccio e felpa, dalla cucitura a 5 mm la cucitura. Ho attaccato il cappuccio, il marsupio. Il prossimo passo è da attaccare le maniche. Mettiamo la felpa con il davanti verso di noi, con il dritto verso di noi, e appoggiamo la parte della manica del davanti verso la parte del davanti, dritto della manica. La parte davanti verso la parte davanti. Cucitura della manica con il fianco della felpa. Mettiamo delle spille, centro della manica con la cucitura a spalla. Lo giriamo all'interno. Mettiamo le spille, giriamo tutto verso di noi. La manica deve essere appoggiata in questo modo, il corpino di questa parte e la manica che viene di sopra al corpino. Mettiamo le spille. Se volete potete imbastire, se no andate dritto alla macchina da cucire. Le maniche si devono cucire uguali a 1 cm. La manica sempre di sopra. La cucitura della manica si inizia dalla cucitura a spalla e si va tutto intorno a 1 cm. Adesso metto la seconda manica nello stesso modo. La manica si inizia a cucire dalla cucitura a spalla dalla parte del corpino. Adesso si deve rifinire il giro manica con la taglia a cuci. Come noi abbiamo cucito a 1 cm, 5 mm con la taglia a cuci si deve eliminare, rimangono solo 5.
E adesso ho attaccato le maniche, ho finito di attaccare. Ci rimane l'ultimo passaggio di attaccare la fascia per mettere l'elastico in basso della felpa e ai polsini. Ho preparato due elastici per i polsini manica e un elastico intero di 3 cm di mettere in basso. La fascia in basso della felpa faremo la stessa operazione come abbiamo fatto per i pantaloni. Questo è il rovescio. Dovete unire un lato con la tutta cucitura intera. Da un lato cucire un centimetro di lasciare lo spazio, poi di proseguire la cucitura per fare l'asola per l'elastico. Poi le maniche come i polsini sono molto stretti, vi farò vedere come lavorare i polsini. Prendiamo il polsino, mettiamo dritto contro dritto di questa parte di dare una cucitura a un centimetro. Prendiamo l'elastico, si sovrappone in questo modo e di dare una cucitura. Di chiudere. Prendiamo il polsino, la fascia, aprire la cucitura e ripiegare il rovescio con il rovescio in questo modo. E dovete infilare l'elastico all'interno. Iniziamo a puntare con le spile. All'interno e all'esterno. L'elastico all'interno della fascia. E adesso appoggiando in questo modo sulla margine a 5 mm dovete dare una cucitura. E adesso il nostro polsino è pronto per essere attaccato alla manica. Prendiamo il polsino. Infilate all'interno del polsino la manica, mettiamo cucitura della manica con la cucitura del polsino attaccati con le spille. E di dare una cucitura a un centimetro. La cucitura va dall'interno della manica. Dopo aver attaccato il polsino, si deve rifinire all'interno con la taglia a cuci.
Il polsino è pronto, proseguiamo con la seconda parte. Ho preparato la fascia per l'elastico, adesso la cucitura, il centimetro di cucitura lo appoggio verso la felpa e devo dare un rinforzo a 5 mm dalla cucitura. E poi attacchiamo l'elastico. Abbiamo finito la felpa e il pantalone del bambino. La felpa ha il cappuccio, marsupio davanti, in basso ho messo l'elastico, all'interno la cucitura perfetta, taglia a cuci, poi tutto rinforzato, i polsini all'interno con l'elastico, le maniche, la parte da dietro, poi abbiamo il pantalone pronto con le tasche, la rifinitura all'interno tutto ben sistemato con la taglia a cuci rifinito e l'orlo. Abbiamo finito di realizzare la tuta per un bambino di 5 o 6 anni. Se volete il cartamodello lo potete scaricare sul nostro sito in varie misure. Buon lavoro! A presto da Atelier Braga!